per gli esperti di questo campo anche nell'altro campo del genere. Mi offrivo di sprogare in parte, come dicevo la dottoressa Paoletti, non solo che in Italia starei malissimo, ma soprattutto che il mio ruolo in essa è molto diverso, cioè la dottoressa Paoletti è un dipendente persa, io sono un esperto indipendente, come dicevo stamattina, però alcune delle domande che sono state poste provo a mostrare una risposta. Quella sulla percentuale di successo dei dossier, la conosco bene che sono dei firmatari, abbiamo due fasi, quelli che passano direttamente sono pochissimi, sulle dita di una mano percentuale, per oltre il 90% viene chiesta un'integrazione di dati da EFSA, o perché la qualità è ritenuta non soddisfacente dagli esperti, o perché manca addirittura qualcuno di quei requisiti che ci hanno mostrato. Sulla seconda parte, diciamo che invece la gran parte delle industrie, una volta che gli viene richiesto un lavoro specifico, lo danno, per cui adesso qui non ho una percentuale da dare, ma sicuramente sono uscite da quando io sono nel panel negli ultimi 8 anni 5-6 domande e 5-6 dossier con una parziale non conclusione. Nel senso che la gran parte poi con la seconda round di dati scientifici prodotti siamo rimasti soddisfatti di un parere favorevole, per alcuni di questi, io ricordo 4-5 dossier con certezza, c'è stata una parzialmente inconclusiva, cioè su un pezzo specifico non eravamo in grado di dire sì o no perché mancava un pezzo. 4-5 su quanto? 4-5 diciamo negli ultimi anni vengono valutati almeno 10 dossier l'anno. Sto andando un po' a memoria, ma grosso modo le percentuali non sono diverse da queste. 5%, con una parziale in 5%. Questo, da questo va escluso però quelli che le aziende, dopo la richiesta di integrazione di dati, decidono di non ripresentare. Quello ovviamente è una possibilità che hanno, o perché ritengono troppo oneroso il continuare, o perché hanno dei dubbi in qualche modo sullo stato del dossier o sulle prospettive di commercializzazione, per cui in alcuni casi hanno deciso di non rispondere. E di questi ne ricordo qualcuno in più, forse stiamo vicino alla decina. Nei campi ci sono costantemente delle piante frutto di incrocio, piccolo di oggi, per esempio incrocio per frumento e l'olio, festo poi tra fistuca e frumento uguale. Questi sono oggetto di studio oggi in alcune località, soprattutto all'estero, dove fanno degli studi sui foraggi, soprattutto perché questi hanno caratteristiche che nei ruminanti non portano con fiori e cose di questo genere, quindi sono una prospettiva molto ricca, emissione di metano poi da parte degli animali e così via di seguito, quindi sono oggetto di studio. Non ci saranno, non ci dovrebbero essere controlli di sorta, perché abbiamo l'esempio del Triticale, che è un incrocio tra frumento e segale, che è andato in commercio e che è in commercio senza alcun controllo di questo tipo. Grazie, io sono Agostino Macchi, cultura nazionale consumatore. Per definizione ignorante e che non conosco niente, perché questa è la situazione diversa dei consumatori. Effettivamente c'è una disinformazione totale su questo argomento. È stato detto più volte oggi che prevalgono le ideologie, prevalgono i movimenti ambientalisti.
una mia impressione, però ecco, a parte questa mia considerazione, quello che chiederei, se fosse possibile trarre una conclusione sintetica di questo convegno, in modo da poterlo poi in qualche modo diffondere attraverso i canali dei cittadini, cioè noi in qualche modo riusciamo a raggiungere parecchia gente. Molti di voi mi conoscono, sanno che io ho lavorato all'Istituto Superiore di Sanità per 45 anni e quando sono andato in pensione mi sono reso conto che forse facevo un buon servizio cercando di informare in qualche modo i consumatori, e questo è quello che sto cercando di fare. Quello che vi chiedo è una collaborazione a preparare un documento sintetico su questo, quello che è stato detto oggi, in modo che si capisca, che si riesca a trasferire al cittadino quello che effettivamente c'è dietro. Cioè non possiamo continuare a sentire, cioè parlare con i politici non è possibile, perché chiaramente il cittadino ormai, se uno parla bene di te, parla in qualche modo di OGM, non in bene, in modo obiettivo non ti stanno neanche a sentire. Oggi si è parlato in modo obiettivo, non ho sentito inneggiare all'uso degli OGM. Ecco, cerchiamo, se fosse possibile, cercare di trasmettere questo messaggio in modo obiettivo. Questo mi sembra qualcosa che va fatto e non restare nel, diciamo, in questa, chiamiamola torre burnea di ricercatori, di scienziati, che poi alla fine, come dicevamo con Enrico, alla massaia di Voghera non gliene frega assolutamente nulla. Quindi ecco, cerchiamo di, se fosse possibile, raggiungere anche la massaia di Voghera. Questa l'ultima cosa su quella colazione, ho avuto l'onore di coordinare un convegno in cui c'era il fondatore della pecora d'oro. Voi non ci crederete, ma lui ha fatto la donazione perché l'intenzione era quella di salvaguardare specie animali in estinzione. Quello era il suo obiettivo. Mi interrompo, che è stato travisato. Grazie. Grazie a te. Sì, avrei una considerazione anche Maria. Buonasera, sono Andrea Sonnino, Enea, ma con una lunga storia di favola alle spalle. Io volevo fare un piccolo commento sul costo dell'istituzione, della autorizzazione degli OGM. È stato presentato qua un dato, 100 milioni di dollari, ce ne sono molti altri, di una variabilità mostruosa, per cui si va da 10 a 100 milioni di dollari, secondo differenti studi che sono stati pubblicati. Fra l'altro questa cifra è ridotta se gli studi vengono condotti in alcuni paesi, per esempio l'India e il Brasile sono in grado di fare un dossier totale con 3 milioni e mezzo di dollari circa, da quanto mi sentisce, per cui i costi sono decisamente ridotti in alcuni paesi in cui la manodopera è inferiore agli scienziati che lavorano nei laboratori vengono pagati di meno, quindi questo riduce il costo totale. Questo non toglie però che il costo elevato della preparazione di un dossier sia un filtro importantissimo per la presentazione, cioè ci sono per la commercializzazione degli OGM, se sono quattro caratteri, come è stato fatto vedere, che sono più o meno quelli che dominano da circa 30 anni ormai, è probabilmente per questo motivo, per l'alto costo della regolazione. Infatti vi posso citare alcuni esempi di OGM che sono stati creati da istituzioni pubbliche riprese in via di sviluppo, che sono pronti per essere utilizzati, che sono fermi nei cassetti perché l'istituzione non ha i soldi per preparare questo famoso dossier. Posso dire il cotone resistente al picudo ottenuto dall'Università di Brasilia, posso dire il mais resistente alla malattia del Rio Quarto ottenuto dall'India in giardini in Argentina, posso citarvi la patata resistente alla Florimea operculella ottenuta in Sudafrica, che dicendo che si sono soltanto alcuni esempi. Quindi sicuramente il costo, al di là delle valutazioni che sono così italiane, è comunque un freno alla presentazione di altri OGM, soprattutto da parte di ottenuti da istituzioni pubbliche. Grazie. Grazie. Se posso, volevo prendere
Questa è una considerazione di Marino, di altri governo, come rappresentante dei consumatori. Qui c'è una serie di pentagono che rappresenta la giustizia del cuore di strada. Se mettiamo insieme la citizen science, di quella che ricorreva, che è l'illusione di Horizon 2020, che il cittadino sia il fruitore, il centro e il beneficiario della ricerca e dei soldi che la comunità europea ha. Commissione europea, l'Unione Europea destinata alla ricerca, che sono in gran parte della vita sprecata. Questo è un punto. Poi i tanti consumatori veri e propri, gli ambientalisti, i politici e l'altro quinto verso questa puntata sono gli interessi dei gruppi di agrochimica evidentemente in Europa rispetto a quelli di biotech negli Stati Uniti. Se applicando questo pentagono, quindi scompare qualche fattore, per cui in Italia abbiamo una bassa politica per il rifacimento e al di là di ogni evidenza è del tutto omogeneamente contraria alla biologia. E noi ci affacciamo all'esposizione universale di Milano con questa visione compatta, come se fosse un paese compatto del tutto contrario alla biologia. Questo è un fatto piuttosto misterioso. La stampa è un'iva che ha partecipato con il finitario molti di voi a molti di questi programmi contro qualcuno che parlava contro gli OGM, che parlava da Susanna Tavano, che so io, la gente assolutamente incompetente su questi argomenti. Ma questo controllo è poi alla fine, i nostri ministri, compattamente con la teoria che mi ricordo, firmano legalmente e la Commissione Europea bilateralmente dice fate un po' come pare, ogni paese faccia un po' come crede, che in Italia significa che qualcuno di questi eventi è scomparso in questo territorio, si è affossato, non riesco a capire. Se qualcuno può riesce a illuminarmi su perché, per come. Da una parte c'è una comunità scientifica piuttosto compatta, Biatti, un caro amico a parte, dall'altra ci sono evidenze che sono state presentate anche oggi di vario tipo, ci sono delle spiegazioni al di là della scienza che sono quelle di pressioni di interessi di un certo tipo in Europa rispetto a quelli di un altro tipo degli Stati Uniti che razionalizzano, diciamo, dal punto di vista termodinamico, no? La visione delle cose. Però invece abbiamo una base politica che in particolare Italia che avvengono sull'opinione dei cittadini, corretto, poi il problema con 8 cittadini su 10 vogliono, noi proviamo, estendiamo la proibizione di altri 18 mesi. Ma dove sono questi 8 cittadini su 10 che sono così ostinatamente contrari al CE? Qualcuno di voi ha numeri che supportano questo? Ho visto che queste sembrano le domande che avete fatto alla Loretta. E al contrario, quando ha fatto vedere un diagramma a colori, anzi, sui vari paesi europei, quali sono le maggiori paure dei consumatori, mi sembrava che quello dell'Italia, così come della Germania, non fosse quello del GM, ma quello dei pesticidi, dei residui dei pesticidi in Cina. Quindi, non vedo neanche qui come da dove salti fuori questo dato così impellente che faccia sì che dalla destra alla sinistra, dalla Lega, e ci possiamo permettere l'affermazione da quelli di riferimento dicendo che ha risulta il nostro rappresentante per il cibo, insomma, che può dire pubblicamente ho sentito una parecchia parata, Italy e io stesso sono per principio contro la legge e questa cosa rimane impunita, insomma, anzi viene data senza appalto, senza gara d'appalto, non c'è subito il ciclo della nascita. Non so se qualcun altro sente il problema come lo vede questa. C'è qualcosa che manca, è scomparso in questo poligono, diciamo, è scomparso la parete intorno al gruppo. È permesso alla nostra classe politica compattamente di dire che noi 8 su 10, qui siamo a nascita di 60. Molti di voi dovrebbero essere contrari se questo è un potenziato. Questo è un mio spunto, la mia riflessione. Non riesco a capire come la terrena di Lucia, il CNR, il giornale, non riescono a incidere minimamente
su questa opinione della classe politica che sembra completamente avulsa dalla realtà, e che però permette all'Italia di liberarsi del quartiermino, facendo credo la figura della Rabbia, che incontra tutto il mondo con le scuole di ambienti, con il paese che con quello politico. Contro il regime. Io, diciamo, questa me la spiego abbastanza facilmente.
associare il tumor, il problema OGM al problema bioelettronico. Secondo me noi dobbiamo sempre sottovalutare questo rischio. Nel momento in cui le biotecnologie sono state viste in prevalenza orientate al dibattito OGM sì, OGM no, ne hanno tratto un grave danno di risorse destinate alla ricerca, di mancanza di sensibilità politica al problema in generale e di riduzione del dibattito anche nell'ultimo intervento all'aspetto medicale o di rischio sanitario che mi sembra che l'EFSA abbia completamente confutato. Quindi il mio invito ai colleghi della classe scientifica è di cercare di aggirare il punto di vista riproponendo con forza non il problema degli OGM che a mio giudizio è tutto insieme, ma il problema più generale della capacità di incidere nel settore, nelle capacità delle biotecnologie applicate all'agricoltura. Questo sembra un po' un gioco di parole, ma c'è un enorme mondo di biotecnologie applicate all'agricoltura non OGM che è stato fortemente penalizzato dai temi di Horizon 2020, per dirla in parole chiare. E il rischio di avere un Horizon 2020 condizionato da una serie di temi rispettabilissimi e importantissimi a partire dal biologico, ma non prioritario rispetto alle grandi sfide che l'Expo dovrebbe mettere a fuoco, secondo me nasce anche da una nostra responsabilità di non avere sufficientemente messo i puntini su lei sul dibattito delle biotecnologie piuttosto che delle OGM. Grazie. Grazie. Prego. Una volta stanno
mai in tutta la mia vita mi fosse capitato un one-arm scientist, cioè uno scienziato con un braccio solo, facendo evidentemente riferimento al one-arm bandit, che sarebbero le macchinette di rasoio, in sostanza. Qualsiasi domanda noi facciamo nei nostri comitati, ci sentiamo dire delle risposte che dicono on the one hand, on the other hand, e alla fine non abbiamo avuto niente, in sostanza, sì. Quindi la sfuggire a questo modo di discutere le questioni è estremamente difficile, io non ho solo una soluzione, ma secondo me è un problema che va tenuto a mente sempre, in sostanza, sì. Che nella discussione tra gli argomenti pro e contro, l'importante è che a un certo punto una posizione nuova deve prendere, in sostanza, deve avere il coraggio di prenderla. Grazie, Susanna. Grazie a lei. Allora, se non ci sono altri interventi urgenti, io vorrei di nuovo ringraziare Enrico per questo convegno e lascio la parola a tutti i pensanti per la conclusione.